Vediamo lo svolgimento. Prima domanda, il comportamento del primario. Iniziamo a studiare il primario da meno 5 minuti, che è il momento in cui viene chiuso l'interruttore. La corrente inizia a scorrere, qui c'è riportata la corrente in funzione del tempo, ma non si porta subito istantaneamente al valore di corrente massima, proprio perché c'è il solenoide che rallenta questa salita. La salita è di tipo esponenziale e gradualmente raggiunge il valore massimo di corrente, che vale la FEM del generatore ideale diviso la resistenza totale del circuito, cioè la somma delle due resistenze R più R1. Infatti, per tempi molto lunghi, come per esempio 2, 3, 4, 5 minuti, la corrente elettrica piano piano appiattisce la sua curva, cioè in pratica quasi smette di crescere. Siccome diventa una corrente costante, il solenoide smette di opporsi. Ah, perché il solenoide reagisce alle variazioni della corrente elettrica. Quando la corrente elettrica non varia più, cioè si appiattisce per tempi lunghi, il solenoide è come se non ci fosse più nel circuito. E quindi il circuito si comporta come un circuito puramente resistivo, cioè che ha soltanto le resistenze. Allora, con la legge di Ohm, FEM uguale resistenza totale per I, con la formula inversa si può calcolare la corrente che scorre in questo circuito privo di solenoide, cioè al posto del solenoide è come se ci fosse un cortocircuito, cioè un normale filo conduttore. E dunque questo Imax, F su R1 più R, è il valore massimo raggiunto dalla corrente. La curva di salita esponenziale avviene con un tempo caratteristico che è la costante tempo del circuito RL, cioè formato da resistenze e dall'induttore. L'induttore sarebbe il solenoide. Sappiamo che questa costante tempo, tau, che ho chiamato tau 1 perché si riferisce al circuito primario, si calcola dividendo il valore dell'induttanza del solenoide L1 diviso la resistenza totale del circuito. Tra poco andiamo a calcolare sia l'induttanza L1 che la costante tempo tau 1. Ricordiamo che questo tempo caratteristico tau 1 rappresenta il tempo necessario affinché la corrente salga dal valore 0 a circa il 63% del valore massimo. E questo è appunto l'intervallo di tempo tau 1. Piccolo approfondimento sull'espressione matematica della curva di salita esponenziale. Ci ho messo qua, anziché t, ci ho messo t', perché t' è il tempo calcolato a partire da questo momento, da quando l'interruttore viene chiuso. Se noi chiamiamo T il generico istante di tempo, T' è la differenza di tempo tra T e 5 minuti, cioè T' è questo intervallo di tempo qua. Probabilmente c'è ancora qualcosa che non va in questa scrittura matematica con T', ma per adesso trascuriamo. Tanto non ci servirà soltanto la fase successiva, quando la corrente ritorna a zero. Infatti, all'istante 0 noi apriamo di nuovo l'interruttore e se non ci fosse il solenoide la corrente si interromperebbe istantaneamente, scenderebbe violentemente a zero. Ma grazie alla presenza del solenoide la diminuzione della corrente fino a zero è più dolce e avviene nello stesso tempo caratteristico tau 1 con cui avveniva la salita della corrente. In questo caso il tempo caratteristico è quello necessario affinché la corrente scenda dal valore massimo al valore massimo diviso E, cioè praticamente come se fosse diviso 2,7 circa. Adesso andiamo a calcolare il valore Imax, massima corrente, andiamo a calcolare poi L1, l'induttanza del solenoide e questo tempo caratteristico tau 1. Cominciamo con il valore massimo di corrente elettrica. È un calcolo molto semplice, basta dividere la FEM del generatore ideale diviso la resistenza complessiva del circuito primario e quindi fa mezzo ampere. Proseguiamo con il calcolo dell'induttanza del solenoide. Sappiamo che l'induttanza è il coefficiente di proporzionalità che lega il flusso magnetico autoindotto alla corrente che genera questo flusso magnetico. Infatti nel solenoide scorre la corrente I1, non è una corrente costante, è una corrente che sta diminuendo. Comunque questa corrente passa nel solenoide, nelle spire del solenoide, e
e quindi attraverso il solenoide genera il campo B1 all'interno del solenoide stesso, che è rappresentato da queste frecce di colore rosso. Il solenoide avverte il campo magnetico, meglio il flusso magnetico che lui stesso sta generando. E come è ovvio, più è intensa la corrente che passa nelle spire del solenoide, più intenso è il campo B1 e più grande è il flusso magnetico che attraversa il solenoide stesso, che possiamo chiamare autoflusso oppure flusso magnetico autoindotto. Se per esempio questa corrente dimezza, diciamo dimezza dal momento che sta diminuendo, allora diminuirà anche il flusso magnetico autoindotto che attraversa le spire del solenoide. Quindi c'è diretta proporzionalità tra il flusso magnetico autoindotto e la corrente che scorre nel primario. E questa infatti è la relazione di proporzionalità. Il flusso autoindotto magnetico è proporzionale alla corrente che scorre nel primario attraverso una costante di proporzionalità che è proprio l'induttanza e che si dimostra avere questa espressione matematica. Ricordiamo brevemente la dimostrazione e poi andiamo a sostituire i valori numerici per fare il calcolo dell'induttanza del solenoide. Abbiamo detto che dobbiamo calcolare il flusso magnetico autoindotto. Possiamo scriverlo sia con la A che con 1 a indicare che è il flusso del campo B1 attraverso il solenoide stesso, il primario. Come sempre, il flusso magnetico si calcola moltiplicando il campo B per la superficie complessiva che questo campo B attraversa, che non è una sola spira di area S1, ma sono N1 spire, cioè 500 spire. E poi bisogna moltiplicare per il coseno dell'angolo tra il campo B e l'area delle spire. L'angolo in questo caso è 0 e il coseno è 1 perché il campo B, come visto in questa figura, è rivolto verso sinistra e anche le spire, le possiamo orientare per convenzione con le loro facce positive che guardano verso sinistra. Quindi andiamo a sostituire all'espressione del campo induzione magnetica B1 l'espressione che conosciamo che è il campo B generato da un solenoide. Questa espressione è μ0, la permeabilità magnetica del vuoto, per μr nel caso in cui dentro il solenoide ci fosse un materiale, per esempio ferromagnetico, che ha una permeabilità magnetica magari molto superiore a 1. In questo caso non c'è niente nel solenoide, c'è l'aria o il vuoto, quindi la permeabilità magnetica relativa dell'aria è uguale a 1. Cioè, in altre parole, l'aria non, in pratica non amplifica né indebolisce il campo induzione magnetica. Poi dobbiamo moltiplicare per la densità lineare di spire, che sarebbe il numero delle spire diviso la lunghezza del solenoide, quante spire ci stanno, per esempio, ogni 10 cm. E poi bisogna moltiplicare per la corrente che scorre nel solenoide. Ricordiamo la solita relazione causa-effetto: più corrente scorre nel solenoide e proporzionalmente più intenso è il campo B generato dal solenoide. In questo caso la corrente cala esponenzialmente perché siamo in questo tratto del grafico e di conseguenza cala esponenzialmente anche l'intensità del campo B1 all'interno del solenoide. Torniamo alla nostra dimostrazione. Abbiamo detto che stiamo calcolando il flusso magnetico di B1 attraverso il solenoide stesso, quindi l'autoflusso magnetico. Abbiamo sostituito a B1 questa espressione, eccola. Proseguiamo il calcolo moltiplicando per N1 S1, raccogliamo i vari termini e i vari fattori lasciando I1 in evidenza alla fine. Tutta questa espressione quindi è L1, cioè la costante di proporzionalità tra la causa, cioè la corrente elettrica che passa nel solenoide, e l'effetto che è l'autoflusso magnetico. Ora che abbiamo di nuovo dimostrato questa relazione, andiamo a sostituire i valori, quindi permeabilità magnetica del vuoto, il numero al quadrato delle spire, quindi 500 al quadrato, che fa 25.000, l'area di ciascuna spira e la lunghezza del solenoide. Svolgendo i calcoli e trasformando il centimetro che sopravvive in 10 alla meno 2 metri, otteniamo questo valore con l'unità di misura newton per metro diviso ampere quadrato, che sappiamo essere joule su ampere quadrato e quindi henry. Il 10 alla meno 3 vuol dire milli henry, millesimi di henry, quindi un valore abbastanza piccolo.
Ricordiamo che Henry è una unità di misura molto grande per l'induttanza e che per rendere l'induttanza di un solenoide grande c'è bisogno di metterci dentro un nucleo di ferro, d'acciaio, di un materiale ferromagnetico con un'alta permeabilità magnetica relativa, che può arrivare fino a diverse centinaia. Questo vuol dire che amplifica il campo B1 di centinaia di volte. Ora che abbiamo calcolato L1, l'induttanza del solenoide, calcoliamo il tempo caratteristico, la costante tempo tau 1, semplicemente dividendo l'induttanza del solenoide per la resistenza complessiva del primario. Il risultato è una frazione di millisecondo, circa un terzo di millisecondo, che è un tempo molto breve. Vuol dire che all'apertura o alla chiusura dell'interruttore la corrente sale molto rapidamente fino al valore massimo e scende molto rapidamente fino a zero. Vediamo l'unità di misura come viene fuori secondi. A parte il fattore 10 alla meno 3, che sarebbe questo milli, abbiamo Henry diviso ohm, ma Henry è joule su ampere quadrato, come abbiamo detto poco fa. Ampere quadrato lo separo in ampere per ampere, in modo tale che ampere ohm mi dà i volt. Per ricordarlo basta richiamare alla mente la formula della legge di Ohm. Delta V uguale R per I, quindi volt uguale ohm per ampere. Ma volt per ampere sono i watt, cioè i joule al secondo. Il motivo è che ampere è coulomb al secondo, basta ricordare la definizione di corrente elettrica. Ampere è quanti coulomb passano ogni secondo. Quindi abbiamo coulomb volt diviso secondo, ma coulomb volt è joule. Coulomb volt è joule diviso secondo. Perciò joule si semplifica e rimane secondi al numeratore. E così abbiamo concluso la prima domanda, cioè abbiamo analizzato quello che accade al circuito primario. Al momento della chiusura dell'interruttore, 5 minuti prima, la corrente sale dolcemente, più o meno, anzi più o meno rapidamente, con una costante tempo breve di circa 0,3 millisecondi. Quindi sale molto rapidamente fino al valore massimo che è mezzo ampere. Poi, alla riapertura dell'interruttore, la corrente scende di nuovo abbastanza rapidamente, nello stesso tempo caratteristico di circa un terzo di millisecondo, fino al valore zero, seguendo questa legge esponenziale e decrescente. Quindi la corrente nel tempo è il valore massimo mezzo ampere per e alla meno t su tau 1.